difficoltà il Bari. Forse in quel momento l'Avellino doveva fare gol perché lo meritava, però analizzando tutta la gara penso che se c'era una squadra che doveva vincere sicuramente era l'Avellino. Come avete detto voi, nell'ultimo periodo sta facendo bene la squadra, bisogna confermare quello che si è fatto in trasferta e vincere le partite in casa. Sicuramente la trasferta di domenica non è facile perché in Serie C le partite sono tutte difficili, la Vibonese è una squadra che è in ripresa, però sicuramente alla portata dell'Avellino. Ma questo non lo so. Allora, noi quando stavamo a Rende giocavamo in Sì, casa a Vibo sì. e praticamente lo stadio è quello. Diciamo che come misure può andare pure bene, secondo me. Il problema è come lo trovi il terreno di gioco. Quando noi andavamo a giocare là, il terreno di gioco era discreto. Penso che pure ora sarà buono, diciamo. Dipende molto pure dalle situazioni climatiche, perché quello incide. Niente è impossibile, è normale che 9 punti non sono pochi. Però bisogna correre a livelli importanti, diciamo. Appunto, tu dicevi che bisogna correre a livelli importanti, quindi è chiaro che l'Avellino per continuare questa rincorsa nelle prossime 3 partite deve puntare al massimo i 9 punti. Considerando che dovrà affrontare il Foggia in casa e Vibonese e Campobasso in trasferta, due squadre in lotta per la salvezza. Ma questo per come è il calcio di ora, a parte che l'Avellino deve essere una costante di vincere tutte le partite, sia dentro che fuori. Però come calcio, fondamentalmente se andiamo a analizzare le ultime 4 partite, ha pareggiato 2 in casa e ne ha vinto 2 in trasferta. Di conseguenza ormai non esiste più trasferta in casa, poi soprattutto quando devi rincorrere una squadra davanti e soprattutto quando c'hai un blasone dietro come l'Avellino. Un messaggio di Salvatore Parisi per Leo. Ci vorrebbero almeno 5 calciatori come te, grinta e con il lupo nel cuore. Sì, quello lupo nel cuore assolutamente. 5 forse erano troppi. Non vorrei che succedeva qualcosa di esagerato. Comunque, a parte gli scherzi, speriamo che l'Avellino riesca a portare avanti questo momento positivo perché la squadra sta giocando sempre meglio, si è cambiato modulo e speriamo che riesca a fare una rincorsa importante sul primo posto.